tutti. Vorrei partire da un dubbio, da una domanda che mi è sorta nel tempo. È una cosa sulla quale ho riflettuto veramente da tanto, tanto tempo. Guardandomi attorno, ho notato che persone che conosco, ma anche persone che fanno il mio stesso lavoro, spesso pubblicano all'interno dei social media quelle che sono le loro foto private, foto con il marito, foto quando vanno al ristorante, nei momenti diciamo privati, che io considero privati della vita. Io questa cosa non sono mai riuscita a farla, nel senso che non mi sono mai sentita di farla. Non ho mai sentito né il bisogno né la necessità di questo tipo di condivisione. Allora mi sono chiesta, ma come mai tutti gli altri condividono le loro storie, condividono tutto e io non sento il bisogno di farlo? In passato mi avevano consigliato di iniziare a pubblicare delle foto, un po' come facevano tutti, dei momenti della propria vita. Però che cosa è successo? Che io non mi sono mai sentita di farlo. E mi dicevano che pubblicare foto creava molta più empatia con il proprio pubblico e soprattutto permetteva al proprio pubblico di conoscerci meglio. Io mi sono chiesta, ma è veramente così? Pubblicando queste foto ci facciamo veramente, realmente conoscere meglio dalle altre persone? Siamo sicuri di questo. Volevo condividere con voi un articolo di questo blog di Marilena Cremaschini, Life Coach, che descrive bene questo fenomeno e lo chiama fenomeno dell'imitazione. Sui social network si verifica inoltre un fenomeno di imitazione. Più gli altri mostrano foto e aspetti di sé, più siamo trascinati a mostrare e a condividere tutto allo stesso modo, imitando pedissequamente quello che fanno gli altri, senza rendersi conto se ciò possa corrispondere alle personali esigenze e desideri. Sì, imitiamo gli altri e basta. Non esiste nulla di più spersonalizzante. La riservatezza è la distinzione tra ciò che è individuale e collettivo non è più tanto netta. Un modello di comunicazione che nasce e si ritrova anche in televisione, che racconta tutto di tutti. Poi ovviamente si può essere d'accordo o meno con quello che è stato scritto, però non si può negare che il fenomeno esista ed esista veramente. Ma se una persona ci mostra delle foto della propria vita, in realtà ci permette di conoscerla meglio attraverso queste foto? Questo è sempre stato un po' il mio dubbio al quale volevo rispondere. Una cosa che mi ha molto molto colpita, e vi cito un altro articolo di questo blog che si chiama Thank You con la Z, è questo: chi è soddisfatto della sua vita di coppia generalmente non si preoccupa di scattare fotografie e metterle online. Nessuno pensa al suo profilo quando è davvero felice. Sono momenti in cui ci si dimentica dello smartphone. Quando una coppia è felice, non pensa a ricercare l'approvazione esterna, perché non ha nulla da dimostrare. La felicità è stare insieme e non pubblicare una foto di quando si sta insieme. Devo dire che in questo articolo è riassunto, diciamo, il mio pensiero, ma soprattutto è riassunto quello che io sento personalmente, che ovviamente differisce da tutte le altre persone, perché io quando sono in vacanza, quando sono a passeggio con mio marito, quando sono al ristorante, io non sento l'esigenza di prendere in mano il telefono e di fare una foto a quello che sto facendo. Invece sento questa esigenza quando voglio andare a condividere delle tecniche di make-up
delle tecniche che comunque mi hanno dato dei risultati, delle tecniche che ho letto, delle quali sono venuta a conoscenza. Sì, in quel caso io sento l'esigenza, perché trovo che andare a condividere queste tecniche sia un modo per ispirare le altre persone, per essere utile alle altre persone, mostrando a loro delle possibili soluzioni, tante volte anche per andare a minimizzare quello che le persone ritengono sia un problema, come è successo un po' anche con il trucco per l'occhio incappucciato. Avevo l'occhio incappucciato, ho cominciato a documentarmi, a sperimentare, a provare e ho fatto tantissimi video sugli occhi incappucciati. Quindi io sento questa esigenza di condividere quando penso che quello che andrò a condividere potrà essere utile, potrà essere di ispirazione. Al di là di questa scelta di carattere personale, al di là di quello che una persona si sente di fare o non si sente di fare, come ad esempio anche nel mio caso, è molto, molto, molto importante quello di, e volevo leggervi qualcos'altro, non andare a condividere quelle che sono le informazioni riguardanti la nostra privacy. E in merito vi leggo questo pezzo di un articolo pubblicato in Donna Moderna nel blog online. Senza voler far terrorismo, ecco un ultimo motivo per cui dovreste fare attenzione e separare la vita reale dai social. Riguarda la tua privacy. Anche se imposti dei filtri, nel momento in cui condividi il tuo viso, magari quello dei tuoi cari, la tua casa e le zone che frequenti, permetti che tutti questi dati finiscano in rete. Quindi va bene che usi social e ti diverti, ma ricordati che più dettagli della tua vita privata condividi, maggiore è il rischio di essere rintracciata dal mondo virtuale a quello reale. Fai attenzione e sii riservata. Quello che alla fine ho voluto fare all'interno di questo video è condividere con voi il mio pensiero, il mio punto di vista e soprattutto le informazioni, i commenti, gli articoli che ho trovato in rete riguardanti questo argomento. Ovviamente ognuno è liberissimo di fare quello che vuole, però bisogna fare quello, sempre quello che ci si sente di fare, e non farlo ovviamente perché lo fanno altre persone, perché lo fanno persone che conosciamo, perché lo fanno persone anche famose. Quindi non deve essere legato a quello che ho letto prima, cioè al fenomeno dell'imitazione, cioè dobbiamo sentirci di fare qualcosa. Ho condiviso anche il mio pensiero, sperando anche di trovare qualcuno che magari la pensa un po' come me. Se la pensate come me, oppure se non la pensate come me, io aspetto i vostri commenti sull'argomento. Fatemi capire, fatemi sapere il vostro punto di vista per quanto riguarda la pubblicazione di immagini private, di vita privata all'interno dei social. Io vi saluto, che spero che questo video vi sia piaciuto. Un bacione, alla prossima, ciao!